E se ti dicessi che qui, qui e qui si sono disputate le Olimpiadi? Un evento sportivo unico, per il quale le città ospitanti spendono miliardi per creare un palcoscenico spettacolare. Ma cosa succede quando si spengono i riflettori dei giochi? La verità è che queste strutture, costruite con enormi investimenti, spesso finiscono abbandonate e in rovina. Questa è Contronatura. In questo nuovo video esploreremo il destino dei colossi di cemento abbandonati dopo le Olimpiadi. Hai storie o argomenti che vorresti vedere nei nostri video? Lascia un commento. Vogliamo impegnarci per dare voce a te che ci segui e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale di Yoga per supportarci e per non perdere nessuno dei nostri contenuti. La prima edizione delle Olimpiadi moderne, ispirata ai giochi antichi di Olimpia, si tenne nel 1896 ad Atene. Parteciparono 241 atleti, la maggior parte dei quali non era ancora divisa per delegazioni nazionali, ma iscritta individualmente. Da quel momento le Olimpiadi non si sono quasi mai fermate. Nel 1924, con la crescente popolarità degli sport invernali come lo sci, divenne necessario includerli tra le discipline. L'unico problema era che le Olimpiadi si svolgevano in estate generalmente e così nacquero anche le Olimpiadi invernali, che raggruppano quegli sport della neve e del ghiaccio e si tengono a 2 anni di distanza da quelle estive. Nei decenni, i giochi olimpici sia estivi che invernali hanno acquisito enorme fama. Oltre a celebrare l'eccellenza atletica e l'unità internazionale, le Olimpiadi sono anche un palcoscenico per il paese ospitante, che ha l'occasione di mostrarsi al meglio agli occhi del mondo. Le città che ospitano l'evento devono accogliere un'ondata di visitatori e costruire delle sedi per eventi come stadi, tribune e aree appositamente pensate per tutte le discipline, oltre a creare anche i villaggi olimpici per il riposo degli atleti. Insomma, pianificare l'organizzazione dei giochi olimpici è un'impresa enorme, che richiede decenni, gran parte dei quali dedicati alla costruzione di infrastrutture come stadi e reti di trasporto. Ma tutto questo ha un prezzo. Alle ultime Olimpiadi di Tokyo, il nuovo stadio da 68.000 posti per le cerimonie di apertura e chiusura è costato 157 miliardi di yen, ovvero circa 942 milioni di euro. Ma chi può biasimarli? Erano oltre 3 miliardi di spettatori sintonizzati per vedere i giochi estivi. Le Olimpiadi sono una vera e propria vetrina per il paese ospitante, aiutando persino in alcuni casi ad aumentare il turismo e incidendo parecchio sull'economia del paese. Ma se da una parte l'idea è creare un alone di bellezza e desiderabilità, dall'altro i problemi cominciano quando le Olimpiadi finiscono. Definiti cattedrali nel deserto, i colossi di cemento costruiti ad hoc per le Olimpiadi non solo mettono a dura prova le città dal punto di vista finanziario durante la loro creazione, ma in molti casi non vengono più utilizzati dopo l'evento. Ne sono una prova gli inquietanti edifici abbandonati dopo le Olimpiadi sparsi per il mondo. Appena fuori Atlanta, negli Stati Uniti, si trova l'Arlington Stadium, che fu scelto per ospitare le finali olimpiche di hockey su prato del 1996. Pensa che lo stadio fu ristrutturato e ampliato. Peccato che successivamente non fu quasi più utilizzato ed oggi è lì, abbandonato. Anche attraversando l'oceano, le cose non cambiano. A Sarajevo, nei boschi sopra la capitale, si trovano i resti della pista da bob e slittino ideata e costruita appositamente per la 14ª edizione dei Giochi Olimpici Invernali del 1984. Solo 8 anni dopo scoppiò la guerra in Bosnia e per quasi 4 anni di assedio le strutture olimpiche divennero parte del conflitto e la pista di bob fu usata come roccaforte dell'artiglieria. Alcuni buchi difensivi fatti dalle truppe sono ancora visibili nei muri di cemento della pista, sotto i graffiti. Dal 2014 sono iniziati i lavori di ristrutturazione per riportare in vita questa struttura storica. Peccato che il processo è ancora in corso. Nonostante il suo stato di abbandono, la pista è diventata una meta turistica per gli appassionati di storia e per coloro che desiderano vedere da vicino un simbolo della guerra. Non si può dire lo stesso per il complesso di cemento costruito ad Atene per le Olimpiadi del 2004. Se inizialmente l'annuncio e la costruzione degli impianti per i giochi hanno incrementato l'attività economica greca di circa l'1,3% del PIL all'anno e ridotto la disoccupazione dell'1,9% all'anno, nel periodo 1997-2005 i costi elevati e la mala gestione successiva ai giochi hanno affossato lo Stato. Pensa che attrezzare Atene per ospitare l'evento costò circa 7 miliardi di euro e oggi la piscina dei tuffi, gli stadi di baseball e taekwondo, il centro acquatico, gli impianti del beach volley e persino il parco e il villaggio olimpico sono simbolo di abbandono, vandalismo e degrado urbano. La mancanza di manutenzione
funzione ha portato all'accumulo di rifiuti e detriti, contribuendo anche all'inquinamento e ai rischi per la sicurezza dovuta all'instabilità delle strutture. Le Olimpiadi, quindi, hanno peggiorato la situazione economica, già disastrosa, della Grecia, aggravando gli impatti della crisi finanziaria del 2007-2012. Ma senza andare troppo lontano, anche in Italia abbiamo delle enormi cattedrali nel deserto, solo nella neve. In mezzo alle Alpi, precisamente a Pregelato, a pochi chilometri da Torino, si trova uno dei più famosi simboli del deterioramento ereditato dalle Olimpiadi invernali del 2006, il trampolino per il salto con gli sci. Quello di Torino doveva essere un polo sportivo d'eccellenza, dove attrarre atleti professionisti in cerca di impianti di allenamento. Il complesso, composto da due trampolini più grandi utilizzati per le competizioni olimpiche e da tre minori per gli allenamenti, oggi è considerato un ecomostro che deturpa le montagne della Val Chisone. Per costruirlo era stato necessario effettuare pesantissimi scavi e disboscamenti. E la storia non è diversa per l'impianto di ski jump a Cortina d'Ampezzo, ristrutturato in occasione dei settimi giochi olimpici del 1956 e inutilizzato da oltre 34 anni. L'unica giustificazione per la costruzione di queste grandissime infrastrutture sarebbe potuta essere usarle come punto di forza per una futura candidatura olimpica, magari insieme ad altre località italiane, come per i giochi invernali 2026 di Cortina d'Ampezzo e Milano. Ma purtroppo gli edifici sono stati abbandonati così a lungo che ora sono completamente inutilizzabili e devono essere ricostruiti da zero con ulteriori danni ambientali. Un esempio è il taglio di circa 500 larici secolari per la costruzione di una nuova pista da bob. La perdita di questi alberi non solo danneggia l'ecosistema, ma aumenta anche i rischi di valanghe e degrado ambientale. Questi esempi di cattedrali nel deserto mostrano chiaramente come le Olimpiadi possano lasciare dietro di sé non solo medaglie, ma anche monumenti di abbandono e malagestione. Le strutture, una volta simbolo di eccellenza e orgoglio nazionale, diventano rapidamente ecomostri che deturpano il paesaggio e rappresentano un enorme spreco di risorse. Tuttavia, c'è speranza per un futuro più sostenibile. Le Olimpiadi a Parigi, da questo punto di vista, sembrano essere un esempio virtuoso. Il 95% delle strutture destinate ad accogliere le prove e le competizioni olimpiche esisteva già oppure è temporaneo, cioè assemblato appositamente per il periodo delle gare e destinato ad essere smontato subito dopo. Tutti allestiti secondo criteri di ecodesign, utilizzando materiali riutilizzati oppure a basse emissioni di carbonio, come il legno. Un esempio è il Grand Palais, un immenso padiglione in vetro e acciaio costruito in occasione dell'esposizione universale, l'Expo, del 1900. Per i giochi è stato allestito appositamente per ospitare le gare di scherma e taekwondo, rendendole ancora più emozionanti. Sicuramente l'impatto non è zero, ma è un grande passo nella giusta direzione, riducendo l'impatto ambientale e prevenendo la creazione di nuovi ecomostri. Mentre guardiamo con ammirazione le imprese sportive, dobbiamo anche riflettere sulle conseguenze a lungo termine delle scelte infrastrutturali. Le Olimpiadi devono essere pianificate fin dall'inizio, pensando a come riutilizzare gli edifici. Solo così potremo garantire che questo evento continui a essere una celebrazione dello sport, senza lasciare dietro di sé monumenti all'abbandono e al degrado.